Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel refettorio, il grande refettorio della comunità dei frati, oggi diventato anche un luogo dove si racconta la santità di questo frate minore cappuccino, il suo posto quando veniva qui per consumare il pasto. Oggi vogliamo raccontarvi quello che accadde a Maria Vinonska, che nel suo pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, da cui è emerso questo testo, ha voluto raccontare qual era il volto di Padre Pio da Pietrelcina. Lei scrive: si comprende bene perché Padre Pio facesse così poco caso a tutti gli entusiasmi che suscitava, perché i suoi movimenti un po' bruschi, gli sforzi che faceva anche per nascondere le mani, anche i suoi modi consapevolmente ruvidi, non avevano che un fine, cioè andare a scoraggiare tutti i suoi ferventi ammiratori per rivolgersi verso Dio. Infatti, durante il mio soggiorno a San Giovanni Rotondo ho osservato ben più che le sue stimmate, mi ha conquistato la sua estrema umiltà. Quest'uomo si sentiva veramente un nulla davanti a Dio. Tutti quelli che ho interrogato su questo punto sono d'accordo nel dire che lui rifiutava violentemente i ringraziamenti perché gli venivano rivolti. Ricordiamo, Maria scrive questo libro quando Padre Pio era ancora in vita, negli anni 50. Ringrazia il Signore. Lui e non altri devi ringraziare, Iddio ti ha concesso la grazia. Rivolgi a Lui e non a me il tuo ringraziamento. Così si rivolgeva Padre Pio a coloro che andavano da Lui per ringraziarlo. Se qualche cosa lo faceva andare in collera, erano proprio questi omaggi indiscreti. Si sarebbe detto che egli li considerasse come un'ingiuria verso colui di cui egli si sentiva lo strumento. Le sue figlie, i suoi figli spirituali ben sapevano quanto egli detestasse queste formule di ammirazione. Compreso del suo nulla, per implacabile chiaroveggenza, come avrebbe potuto accogliere le lodi senza considerarle una menzogna e senza soffrire? Dal mio posto d'osservazione, proprio di fronte al confessionale, nella chiesetta antica, ho potuto rendermi conto che questa era la sua vera voce, essere spettacolo al mondo e agli uomini, servire d'esca ai peccatori attirati dalle sue stimmate, soffrire che le sue piaghe, segreto di amore, fossero divorati dagli sguardi curiosi e indiscreti. Si può immaginare un martirio più duro? Si chiede Maria. Se egli vi prestava, era perché una sete crudele lo consumava. Una grande pietà delle anime, di cui era la preda da più di 40 anni. Lo si esalta più di tutto, come uno stigmatizzato. Credo che passerà alla storia come un nuovo curato d'Ars, siamo negli anni 50, prigioniero del confessionale e ministro di redenzione. Dio ha impresso nella sua carne le cinque piaghe redentrici soltanto per questo, ed è per purezza del suo messaggio che la Chiesa, la dolce sposa di Cristo, veglia gelosamente, rimproverando i troppi facili panegirici e gli imprudenti entusiasmi. Come per tutto il resto, su questo punto, Padre Pio era in perfetto accordo con la Chiesa.